voilà! Ciao ragazzi, oggi, oggi la pizza in pala, facciamo uno dei classici, patate e porchetta. Questa è la confezione a due, l'altra volta vi ho fatto vedere la singola, non facciamo più, andiamo a due. Voilà. Ne facciamo due perché, Teo, spieghiamolo, perché è un prodotto che va prettamente a chi lo lavora. Beh, certo, arriva dalle pizzerie, nei ristoranti e... panifici, quindi lo lavorano e comunque ne fanno sempre più di una alla volta. Allora, anche qui sempre? Vado di pomodoro direttamente, pennello. Perché Teo, il pennello è importante. È importante, il pennello è più bello. Vediamolo. Ok, adesso di prepotenza vado con le patate. Perché, Teo, la patata, come dice Cannavacciuolo, Teo, la patata, il condimento con la patata è quello importante, non quello con la zucchina o il cetriolo. La patata è importante. Andiamo un po' più volgare, intanto, bella. Queste sono patate naturalmente fatte al forno, giusto? Precotte al forno. Le ho fatte prima al forno, le ho lasciate un po' indietro, adesso le spacco. Ok, bella piena. Wow. Via, adesso vado con la porchetta. Porchetta naturalmente già affettata perché sennò diventerebbe troppo pesante tagliata al coltello sulla pizza. Tutto. Questa è la nostra famosissima pala. Sì. E non è detto, Teo, che ci inventeremo un altro prodotto, qualcosa che si assomiglia alla pala, tipo pala e piccone. Facciamo il piccone. Beh, possiamo dire, è una novità che stiamo provando, la rosetta. Sì, abbiamo già mandato delle chicchettine, una rosetta da conservare. Ok, porchetta abbondantemente posata sulla patata. Ok, vado di olio. Perché non voglio ripetermi, ma la patata è importante. È importante. Al solito, 5 minuti, 300 gradi. Ok, siamo. Wow. Allora. Wow. Antonio, io qui direi che... La finirò allora, con un po' di freschezza. Bufala qua e là. Facciamo due... Adesso guarda cosa ti faccio vedere. Poi, visto che la pizza è impegnativa, ho pensato di mettere qualcosa di più leggero, dei fiocchi di latte. Questa com'è si chiama? La? La iocca. La iocca. E con la patata la gnocca ci sta. Sì. La iocca, cioè. Ok. Bellissimo. Adesso un po' di olio. E patate. Wow ragazzi, un peccato che non potete sentire l'odore che c'è qui, il profumo di questa pizza incredibile, veramente incredibile. Sentite, sentite com'è croccante, sentite che roba. E che dire, poi a te andiamo male però, ma mangiamo troppo, cavolo. Il progetto? È dieta.